Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Un incontro per parlare di altre cose e ci siamo a qualche minuto in più. E con pure ai trasporti, alla mia destra il direttore generale delle infrastrutture, dottore Bellomo, e il direttore generale del Dipartimento Vizio. Oggi, attesa, lunga, estenuante, improntata e dettata da Garbo nei confronti della più grande azienda dello Stato, l'ANAS. Atteso 2 anni e mezzo, sperando che formalizziamo con un apposito atto deliberativo che fra qualche ora sarà adottato. Anzi, sono 3 atti deliberativi: infrastrutture e le infrastrutture viarie dell'isola. L'ANAS è questa telenovela delle questa è l'intesa raggiunta col governo nazionale. Un vero e proprio fallimento. Abbiamo atteso 2 anni e mezzo, ma se le opere pubbliche, se i cantieri rimangono fermi, se per tirare su il pilone del ponte Imera non bastano 5 anni, mentre a Genova in un anno il ponte Marandimo può essere ricostruito, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Noi non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento. Con l'assessore Falcone e con la Giunta abbiamo promosso un'azione legale. Il 15 di giugno formalizzeremo la richiesta di danni, danno d'immagine e danno economico. Sicuramente colpevolmente inadempiente l'ANAS nei confronti della Sicilia, di questo meraviglioso territorio, avrebbe potuto fare molto di più. 2 miliardi e 200 milioni nelle sue casse che rimangono ancora bloccate, da 10, forse da 15 o addirittura 18 anni, una per tutte. La circonvalazione di Gela venne finanziata nel 2003, 300 milioni di euro, il primo progetto del 2005, ancora a distanza di 15 anni da quel lontano 2005, abbiamo appena un progetto definitivo, ma potremo continuare con la Mazzara Marsala, potremo continuare con la Catania Gela che è soltanto una chimera, e così come tante altre, la Agrigento Palermo o la Caltanissetta Agrigento, i cui lavori rimangono bloccati ancora al settembre 2018, mancano ancora 150 milioni di euro da spendere e nulla si muove, e l'impresa che dovrebbe essere cacciata invece ancora rimane ancorata al lavoro e con lavoro tutto bloccato. Ecco perché è diventato assolutamente insopportabile, ecco perché il presidente Musumeci e il suo governo abbiamo deciso di fare un'avvertenza per chiedere da un lato un risarcimento danni, ma dall'altro lato chiediamo al governo nazionale di darci la responsabilità di queste opere, di 10 opere di cui chiediamo il commissariamento, perché sia il governo dei siciliani a realizzare tutte queste iniziative di opere pubbliche che diventano strategiche per la nostra economia e il nostro sviluppo.